Popolo rossonero, popolo del bandito, siamo all'84esimo, Lazio-Milan è 0-0, il Milan in superiorità numerica, Lazio in 10. Ci è stato da poco annullato un gol per fuorigioco che le immagini riproposte sinceramente non chiariscono assolutamente nulla di quello che è successo. Potrebbe trattarsi dell'ennesimo scandalo di questa stagione che va a danneggiare il Milan. Immagini assolutamente poco chiare, immagini che non chiariscono nulla. Speriamo arrivi un'immagine che ci conforti e dica che Leao si trovava in fuorigioco, perché i dubbi sono veramente tanti, sono tantissimi. E sarebbe l'ennesimo scandalo, l'ennesima porcheria di una stagione che non smette mai di lasciarci a bocca aperta. Adesso seguiamo insieme questi ultimi 5 minuti, dove anche se siamo in superiorità numerica fatichiamo a creare occasioni. Sinceramente sono turbato. Sono turbato perché, a parte l'ambiente incredibile in cui si gioca questa partita, giocare a Roma è una cosa veramente impossibile, giocare a Roma è incredibile, giocare a Roma è anticalcio. Ma non capisco, veramente non riesco a capacitarmi di questo gol. Di questo gol annullato, non riesco a capacitarmi. Questo era angolo e non ce lo dà, questo era angolo e non ce lo dà. Questo era calcio d'angolo, 86esimo, sicuramente questo era angolo e non ce lo dà, questo era angolo e non ce lo dà. Sinceramente non abbiamo giocato una bella partita, neanche loro assolutamente. Una partita con continue interruzioni, continue proteste, continue atteggiamenti veramente arbitrata malissimo come al solito da Di Bello, però rimane, io voglio chiarezza su quel fuorigioco, perché sinceramente non sono convinto, mi dispiace, non sono convinto, spero di essere smentito, ma non sono assolutamente convinto. È partito Teo, Leao, mettila bene Rafa, fallo Oca. Niente, non vuole entrare. Gol! Ocafor! E annulla anche questo! 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 Annulla anche questo! Di Bello! Di Pecco lì che vogliono annullato anche questo, forza, annullato anche questo, noi non ne possiamo segnare, noi non vale se segniamo noi, annulla anche questo, forza, annulla anche questo, qui è buona, annulla anche questo adesso, annulla anche questo. Poteva essere Michi Sumo per provvedere, la posizione è buona, regolare. E vaffanculo anche te, telecronista di merda, vai a dormire anche te, telecronista di merda, va a protestare, vai ancora, imbecilli, vai a cagare, immobile, avete rotto le palle, avete, maledetti, annulla anche questo, infami che non siete altro. Stramaccioni, vaffanculo, stramaccioni, venduto, stramaccioni, vergognatevi,
Vergognatevi! E allora protesta sto cazzo! Protesta! Avete rotto le palle, avete! Era avete rotto, avete! Voglio ancora vedere quello di Leao, voglio ancora vedere! Voglio ancora vedere quello di Leao, questo gli dà una gomitata, è rosso questo! È rosso questo! Vai al VAR, di bello! Vai al VAR! Che questo è rosso! Oh! E voglio vedere ancora quello di Leao, voglio vedere. Sarri, vai in panchina, vai, Ciminiera! Vai in panchina, Ciminiera! Di bello, questo è rosso! Gli ha dato una gomitata! Unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh, maledetti che siete, il diavolo fa le pentole, mano nei coperchi. 5 di recupero, siamo al 90esimo. Attenti ragazzi, che questi attenti, che sono, se sono malvagi questi, facciamo attenzione. Che, oh, oh. Fuori, telecronista. Telecronista tifoso di DAZN. Piano Mike, piano, vai piano Mike, tranquillo Mike, fai passare il tempo, tranquillo, tanto ci recupererà. Fuorigiochi geografici, questo era un fuorigioco geografico quello di Leao. Vale, altro fallo su Giroud! Ale, vai! Vai, Romagnoli, bravo Romagnoli, bravo pagliaccio! Sei degno pagliaccio, sei! Teniamo palla, ragazzi, teniamo palla, teniamo palla! Voglio dare la palma del migliore in campo a Pulisic. Perché in quell'azione in cui non si è fermato ed è andato avanti e poi il difensore laziale ha fatto una follia totale, beh, quello voglio io, voglio quei giocatori che non si fanno prendere per il culo da questi qua. Quindi migliore in campo, lo dico già da adesso, Pulisic, occhio, ciao, non facciamo cappellate ragazzi, stringiamoci dietro. Occhio che cerca rigore, occhio. Ragazzi, però teniamo palla. Teniamo palla, ragazzi. Non facciamoli andare al tiro. Non facciamoli andare al tiro, ragazzi. Chiacchieroni. Ragazzi, teniamo palla, ragazzi. È vero, abbiamo 4 attaccanti adesso, quindi ragazzi rinculliamo, copriamo. Via, via, tieni la Raffa, tieni la Ale, altro fallo. È avanti! E altra protesta, ma tanto siamo fuori dai coglioni! Andare fuori! Fuori, via, andare. Spintarella, questa è DAZN, ragazzi. Questa è DAZN. Devo provvedere alla disdetta il più presto possibile. Spiace che poi dovrò fare in altro modo. Dai, vai, accomodati, Marusic, accomodati. Andare, dai che ti è andata già bene prima, che ci ha annullato un gol che era buono. Dai. Via.
No, chiudilo tu, Lore, chiudi tu la bocca, imbecille che non sei altro. Non fare il tacco lì, Oca, non fare il tacco, devi tenerla lì, Oca. Occhio, no, che sei... Ma perché, Rafa, cazzo? Perché ti devi far squalificare per la... Rafa, ma non ti capisco, Rafa. Bravissimo, Oca! Dai Teone, dai Teone, vieni di qua. Non ti fermare che non te lo fischierei. Non ti fermare che non te lo fischierei. 95, ma un minuto ancora da in più aggiunto al recupero. La palla è nostra con Reinders. Pulisic. Tienila, 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 Christian. Pulisic, il migliore in campo nostro. Se l'allunga, ma non molla mai, non molla mai. Va a prendersi anche lui il giallo, vai, già. Ale, Alena corrida. Via, via. Via, via anche tu, via. Siete un branco di esagitati, siete. Siete un branco di esagitati, siete. Bravo Christian. Branco di esagitati, è l'aria che fa male lì. Branco di esagitati. Vai. Andare. Sì, sì, ma fischiamo sta fine della partita però, eh. Oh, fischiamo sta fine della partita, andiamo avanti fino a domani, dai, su. Fischiamo sta fine della partita di sta partitaccia, dai. Non c'è un colpo, non ci sono... Non c'è, e poi secondo me c'è anche un contesto da prendere. Branco di esagitati. Dal primo minuto esagitati, vai, vai, bello, vai. Attenti, vi prego, ragazzi. Dai, andiamo a fare il 2-0. Dai, andiamo a fare il 2-0. Dai, guarda Rafa, guarda Rafa, guarda Rafa. No, Oca, cazzo, Oca. 97, non la fa finire più questo. Non la fa finire più questo. Ale, fuori, finita. Fischia! Fischia! Vince il Milan 1-0 con un gol che ancora dobbiamo capire se sia stato annullato o meno. Adesso è solita rissa da esagitati, da campo romano, da stadio romano, bye bye bye. No ragazzi, non ci prendiamo rossi inutili, facciamo fare tutto a loro, veniamo via ragazzi, veniamo via, lasciamogli fare tutto a loro, a sti esagitati di merda, lasciamo fare tutto a loro, via, via. Allora ragazzi, 3 punti di una partita brutta, che più brutta non poteva essere, che d'altronde quando giochi a Roma è un ambiente tossico, è un ambiente veramente tossico, dove soprattutto il Milan non può giocare. Questa squadra romana è una squadra che quando gioca con l'Inter si sdraia praticamente, dice prego accomodatevi. E ricordiamo, no, i famosi striscioni in curva, insomma sono gemellati sia in tribuna che sul campo, tant'è che quando sono sul campo stendono veli e lasciano andare via belli tranquilli, la partita non ha mai un sussulto, mentre invece quando giocano con noi sono con la bava alla bocca, esagitati dal primo minuto, volevano un rigore
per un'uscita di Maignan che prende la palla e poi sulla scivolata tocca il giocatore e volevano il rigore, come se il portiere in uscita tocca la palla e poi colpisce l'uomo e gli danno il calcio di rigore. È veramente qualcosa di mistico. E poi proteste continue fino all'espulsione. Espulsione merito ovviamente di un lucido Pulisic che, in mancanza del fischio dell'arbitro, giustamente non si ferma, va avanti. Scusate i ragazzi sotto la curva, bravi ragazzi, ho visto un po' di cattiveria oggi, bravi, finalmente un po' di sana cattiveria, di sana bastardaggine, bravo Christian Pulisic. Quindi Pulisic provoca, ma senza volerlo, lui voleva semplicemente andare avanti a giocare, l'espulsione del folle giocatore della Lazio che, anziché buttare la palla in calcio d'angolo, blocca, già da ammonito Pulisic, che viene ovviamente viene espulso. Da quel momento prendiamo il controllo della partita, Leao va in gol e diciamo che ancora stiamo cercando di capire perché sia stato annullato quel gol, perché io l'immagine che ho visto non mi convince assolutamente di un fuorigioco di Leao. La partita sembra scorrere verso lo 0-0 quando Okafor la mette dentro nei minuti finali, creando l'isterismo e l'isteria di tutto il mondo bianco-azzurro, e chiedono anche qui, vogliono un fuorigioco a tutti i costi, con la bava alla bocca, vogliono il fuorigioco, che non esiste ovviamente, qui non si poteva neanche inventare il frame giusto. Quindi 1-0 per il Milan, 3 punti importantissimi, e sapete cosa vi dico? A tutti, forza Milan!